una sempre maggiore penetrazione da quale è il direttore del servizio. La collaborazione è in atto tra i professionisti da molto tempo. Questa è un'importante formalizzazione di questa collaborazione, non solo, è anche la formalizzazione di un inizio che secondo noi potrà avere molti altri sbocchi. Con quali scopi per il cittadino? Perché poi non è soltanto, c'è un tema di ricerca, c'è un tema di collaborazione nella ricerca, ma c'è anche un'utilità immediata per il cittadino. Per il cittadino al quale eviteremo il più possibile gli spostamenti, le migrazioni sanitarie per avere le stesse cure in tutti i luoghi, con tutte le collaborazioni che possiamo avere, che sono sempre cure d'eccellenza basate sulla ricerca. Cioè il cittadino marchigiano avrà la possibilità di curarsi nelle Marche con gli stessi protocolli che avrebbe curandosi a Milano e viceversa, perché è una collaborazione, non è un trasferimento di conoscenze unilaterale. Naturalmente le conoscenze nascono dalla collaborazione, dalla sinergia tra forze, e impariamo reciprocamente e su basi scientifiche a trattare meglio le patologie che andiamo curando. Adesso partiamo da una serie di patologie, ma probabilmente la collaborazione sarà allargata anche ad altri. E già pensate a cosa? No, pensiamo di allargare noi siamo un istituto oncologico, quindi evidentemente ci occupiamo specialistico, quindi ci occupiamo di quelle che sono le parti oncologiche, quindi ad altri settori dell'oncologia. Siamo partiti dall'oncologia polmonare, malattie rare, ma già si sta collaborando anche proprio nella ricerca scientifica, quindi nel definire protocolli comuni, nell'attivare degli studi specifici, nel ricevere anche, perché no, cercare di attirare finanziamenti per questi studi, cosa che sta funzionando. Naturalmente alcune cose vengono approvate, alcune cose no, come avviene nella maggioranza delle cose, ma ovviamente anche a livello nazionale vengono favoriti quei progetti che non sono soltanto di un'unica azienda, ma vedono la collaborazione tra più aziende. Il futuro della sanità pubblica è quello della collaborazione tra enti pubblici. Una concorrenza particolarmente tra pubblici, che non è mai stata una cosa positiva, oggi non solo non è positiva, ma proprio non ce la possiamo più permettere. Nel senso che la ristrettezza di risorse che nascono non perché abbiamo meno risorse, ma perché aumentano i bisogni dei cittadini, perché i cittadini sono più anziani, sono pluripatologici e quant'altro, ci impone anche eticamente di collaborare tra noi e di creare i migliori percorsi possibili per i cittadini stessi. Lei parlava di protocolli, quindi ci saranno già delle cose che cambieranno proprio già a partire da oggi? Esistono già dei protocolli che vengono applicati. Il cittadino deve accorgersi il meno possibile del cambiamento, nel senso che deve essere curato al meglio avendo i minori possibili cambiamenti nella propria vita personale e sociale. Cioè più il cittadino lo allontaniamo dal suo luogo di provenienza, dal suo luogo di appartenenza, e più creiamo magari una cura buona ma un distacco, problematiche sociali di inserimento familiare e quant'altro. Questo è una delle cose che vogliamo migliorare con questi progetti. È un grande giorno perché sono due strutture pubbliche, una l'Istituto Nazionale Tumori, che come sappiamo ha avuto, si è guadagnato sul campo una visibilità e un riconoscimento di efficacia di tipo mondiale. L'altra è la nostra azienda ospedaliera, che rappresenta in questo senso tutta l'oncologia marchigiana, intesa come rete ma intesa anche come scuola, che si incontrano per vedere insieme tutte le sinergie possibili da parte del sistema sanitario pubblico per migliorare ancora l'efficacia pratica e la risposta nei confronti di questa importantissima e grave patologia. Peraltro si propenderà soprattutto per i tumori ai polmoni e per i tumori rari. Si parte da questo perché le esperienze in termini di tumori polmonari e in termini di tumori rari sono esperienze che fanno in modo che ambedue possano mostrare tutta una serie di best practices e ovviamente metterle a partito sia per quanto riguarda l'assistenza sia per quanto riguarda la ricerca applicata. Ecco, la ricerca è proprio forse il core business di questa questione. Il cittadino al centro dell'interesse della regione in questo momento, il cittadino marchigiano non dovrà più spostarsi sia per le diagnosi che per le cure,
il cittadino marchigiano avrà a disposizione la cooperazione tra i due istituti, che sarà importantissima soprattutto per le sperimentazioni anche di nuovi farmaci. Quindi è una scelta scientifica assolutamente importante, che avrà una grande ricaduta sulle pari opportunità del malato oncologico, in particolare delle Marche. Al di là di tutto il dibattito che c'è in corso sul riordino ospedaliero, comunque la sanità marchigiana sta guardando avanti, sta migliorando, sta potenziando le risposte da dare al territorio. Ma l'Istituto Nazionale Tumori di Milano, che è il primo istituto italiano per la ricerca oncologica, decide di sottoscrivere un accordo proprio con le Marche, quindi le Marche sono la prima regione che sottoscrive un accordo con questo istituto, un accordo di cooperazione e quindi un accordo bionivoco.